Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come realizzare un gelato davvero delizioso, leggero, morbido, fresco, un gelato davvero sofisticato. Vediamo di cosa avete bisogno per realizzare questo gelato davvero buonissimo. 250 g di mascarpone, zucchero a velo, latte, 300 ml di panna da montare. Prendete una ciotola, versate 250 g di mascarpone. Adesso versate 80 g di zucchero a velo. Quindi versiamo lo zucchero a velo, 80 g, 3 cucchiai di latte. Uno, due e tre. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Bene, a questo punto versate un altro cucchiaio di latte. E lavorate nuovamente il tutto con le fruste elettriche. Fate riposare in frigo per almeno 5 minuti. Adesso prendete un'altra ciotola. Versate 300 ml di panna da montare. Lavorate il tutto con le fruste elettriche. Bene, dopo aver montato la panna, riprendete il mascarpone dal frigo. Con una spatola amalgamate la panna al vostro mascarpone. Quindi amalgamate la panna con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. Mi raccomando, questo è un passaggio che va effettuato delicatamente perché questo gelato ha bisogno di pazienza. Tutto va effettuato delicatamente senza fretta. Quindi amalgamate tutta la panna che avete montato con il vostro mascarpone. Nel mio canale troverete altri video su gelati senza gelatiera. Credetemi, sono una vera delizia, che non hanno niente da invidiare dei classici gelati della gelateria. Troverete il video del gelato alla Nutella, gelato al pistacchio, alle mandorle e tanti altri ancora. Iscrivetevi al mio canale perché credetemi, ci sono tante video ricette in arrivo e tante ricette sono molto golose. Mi raccomando, i movimenti vanno dal basso verso l'alto per fare in modo di amalgamare, diciamo, bene il mascarpone con la vostra panna, se no il mascarpone resta tutto nel fondo, lo dovete amalgamare bene. Adesso spolverate altri 50 g di zucchero a velo. Quindi con un colino andiamo a distribuire 50 g di zucchero a velo a pioggia così. Amalgamate il tutto con una spatola, quindi incorporate bene lo zucchero a velo al vostro impasto, al vostro gelato super goloso. Bene, a questo punto prendete un contenitore per il vostro gelato. Io utilizzo questa teglia, che è la classica teglia per plum cake, che mi conserva molto bene il mio gelato.
Con un cucchiaio riponete il vostro gelato nella teglia, a cucchiaiate così. Quindi riponete tutto il vostro gelato. È un gelato davvero soffice, cremoso, leggero, dal gusto fresco. Credetemi, vi stupirà perché è una vera novità, è buonissimo. Che dire, è una vera sorpresa, un gusto molto sofisticato. E voilà, il nostro gelato è pronto per essere messo in freezer. Fate riposare tra le 4 e 5 ore per un gelato cremoso. Per un gelato, diciamo più denso ma sempre cremoso, potete tenerlo anche una notte. È diciamo un gelato non malissimo. Prima di servirlo, lo fate scongelare un poco e il vostro gelato è pronto per stupire i vostri ospiti. Credetemi, questo gelato è una vera delizia. Mi raccomando, visitate il mio canale e vedete le altre versioni del gelato senza gelatera. Credetemi, sono tutte una vera delizia, buonissime. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao, alla prossima. È una vera delizia.